A Bellaria, se si pensa ai nomi delle due squadre, va in scena una sfida ad antiche tradizioni. Gli adriatici, dopo il primo punto di stagione, vogliono continuare a far bene. Il Riccione, dopo due pareggi e una vittoria venuta con un'altra big come Nova Feltia, vuole eseguire il secondo acuto di stagione. Per farlo servono le magie di Tolomeo, che è già al quinto servito in maniera defilata sulla destra, tenta un tiro al giro che si spegne alto. La risposta di Bellaria è decisa come non mai. Infatti Aragao inventa con un numero dei suoi, la sfera viene arpionata in area di rigore dopo un'azione confusa e chiusa a bucare la rete, infilando i portieri tacchi, sfruttando al meglio un cross proveniente dalla destra per l'1-0 bellarese. Il Riccione, subito il colpo, si proietta subito in avanti. Bolzoni scalda i guantoni a Mignani. Poi, da calcio piazzato, Seias chiama la girata a Tolomeo, che alza la mira. È un tiro a bersaglio e la volta di Cavoli, con Mignani che di pugno respinge in corner. In chiusura di tempo arriva il colpo di testa di Endau, senza fortuna. Nella ripresa il Riccione inizia a procedere come da prassi di primo tempo, dall'angolo lo stesso Endao, sempre di testa, a mettere abbondantemente a lato. Il Bellaria in contropiede prova a pungere e a mettere la parola fine al match, ma l'iniziativa di Baldini non viene finalizzata dal compagno Gambutti, che davanti a tacchi non si dimostra freddo come vorrebbe, con il portiere che tiene a galla i suoi. Dalla parte opposta, non a caso, i compagni ringraziano e finalizzano con Gori, già in rete la domenica prima, il punto del pareggio. 1-1 ristabilito la parità in campo, nonostante il difensore bellariese abbia tentato un improbabile salvataggio. Ora il Riccione inizia a credere nella vittoria. Tolomeo, da calcio piazzato, impegna Mignani alla respinta. Il Bellaria non riesce a frenare la voglia di vittoria ospite, i difensori si addormentano permettendo a Suzzi di sferrare la marcatura, palla che attraversa la linea di porta senza voler entrare, ma al trentesimo arriva il gol dei tre punti ad opera di Siuni, che dal corner trova la zampata vincente con le relative proteste da parte dei bellariesi, che sostengono che il pallone non sia entrato in rete. Mignani in questo caso non può essere aiutato dal VAR. Siuni festeggia dunque la marcatura che vale i tre punti. Nel finale Tolomeo in contropiede viene stoppato dallo stesso Mignani, prima che in chiusura di tempo ancora una volta il portiere ci mette una pezza, venendo graziato al neo entrato Conti. Il risultato finale preme il Riccione, che ottiene una vittoria sofferta e di rimonta. Onore comunque a un buon Bellaria.